Sul lago di Como da qualche giorno è aperto un nuovo hotel e abbiamo già incontrato tempo fa Luis Contreras in occasione dell'apertura di Villa Plignana rinnovata, e Luis Contreras è nuovamente con noi perché Il Sereno è il nome dell'hotel, questa nuova destinazione di charme che dal 15 di agosto è aperta sul lago. Buongiorno Luis e benvenuto di nuovo, ciao Como. Buongiorno. Noi abbiamo già fatto naturalmente un augurio di buon lavoro quando ci siamo incontrati per Villa Plignana. Rinnoviamo naturalmente il nostro augurio anche per Il Sereno e vorremmo che sia lei in questo momento a fare un augurio a Como, al lago di Como, affinché questo bellissimo gioiello diventi parte integrante del, non soltanto del territorio come già lo è, ma proprio anche diciamo della tradizione di chi vive il lago di Como, così come è a Villa d'Este per esempio, che è indissolubilmente unito al lago di Como. Sì, sì, siamo, tanti grazie prima per essere qua. Siamo molto contenti, dopo 5 anni di lavori siamo aperti al pubblico, abbiamo una bellissima struttura e vogliamo una bellissima struttura che sarà una di più delle tante belle strutture alberghiere che sono qua al lago di Como. È una struttura che è moderna, ma che anche è basata sopra tutte le tradizioni diciamo, di Como, della Lombardia, utilizzando dei prodotti italiani, dei designer italiani e che è molto bene inserita in questo qua dove siamo al lago. Benissimo. Naturalmente voi venite da una tradizione alberghiera come famiglia che non ha nulla da imparare dal lago di Como, perché con gli alberghi che già avete in giro per il mondo sapete come attrarre la clientela da tutto il mondo. Io però le chiedo qualcosa che riguarda proprio più una clientela di prossimità, il milanese, lo svizzero, lo stesso comasco, come possono vivere e apprezzare questo gioiello? Per noi è molto importante avere questo tipo di cliente che ci sta chiamando e la maniera di godere del nostro hotel, se sei vicino di noi, è venire al ristorante. Il ristorante è aperto al pubblico, noi adesso siamo in un evento privato, ma sarà aperto al pubblico a partire dal 30 d'agosto. Abbiamo un ristorante che si chiama Berton al Lago, che lo facciamo con il chef Andrea Berton, che ha studio sia ristoranti a Milano, e un ristorante che è inserito qua giusto sopra il lago e utilizziamo tanti prodotti locali come le differenti pesce e altri del lago. Ultimissima cosa che riguarda un po' già una proiezione nel futuro, anche se magari è un po' difficile farla, voi avete come tradizione appunto anche con l'altro hotel che avete all'isola di Sembat, così creato qualche cosa di un valore aggiunto anche dal punto di vista immobiliare, come può vedere Luis il lago di Como proiettato da qui a 10 anni, come lo vede? Ma io penso che il lago di Como già tanti anni fa ha un'evoluzione molto positiva dal punto di vista immobiliare e penso che il lago di Como è molto conosciuto per una certa clientela sia italiana sia proprio internazionale e penso che questo sia uno dei fattori che qualche anno fa ha fatto a noi investire di qua e noi pensiamo che questa tendenza positiva va a continuare. Il lago ha tante cose buone, sia storiche che sia Como nuove e ha delle belle persone, allora io penso che il futuro per il lago e quello che concerne il turismo è molto buono. Grazie mille a Luis Contreras e buon lavoro naturalmente per Il Sereno.